La mobilità, a parte la proroga del comando del personale della scuola già comandato, la norma prevede che da altre amministrazioni dello Stato al Ministero dei Beni Culturali ci possa essere un trasferimento di personale parità retributiva, ovviamente su base volontaria, nel senso che non abbiamo lo strumento per costringere una persona che non può più svolgere un compito, ma riteniamo che insomma ci sia uno spazio e comunque sia un aiuto per evitare la cosa che lei ha detto, che purtroppo è molto comune. Spesso anche i visitatori, quando sono in un museo, protestano perché vedono una sala chiusa con due colonnine, perché non essendo possibile garantire in quel momento il parametro, devi chiudere la sala. I fondi europei, questo è un lavoro che stiamo facendo, è un problema complessivo l'utilizzo dei fondi europei. Il Ministero della Cultura è messo abbastanza bene rispetto agli altri, possiamo anche spiegarlo. Naturalmente è un lavoro che vogliamo fare, non si può perdere nulla di quello che è possibile destinare all'Europa. Stiamo lavorando anche sui settori nuovi come Europa Creativa e gli altri, per al meglio anche costruendo dentro il Ministero, dentro il MIBAC, una struttura ad hoc su questo, anche utilizzando professionalità nuove. Il no profit, il tema me lo sono posto, è un tema che va affrontato. Non era possibile estendere al momento questo beneficio perché bisogna anche pensare che le norme possono anche portare a dei modi di aggirarle, nel senso che prendiamo il fai e il fai, ma bisogna evitare che uno scriva una norma, lo do non profit ai fini di utilizzo del patrimonio pubblico, uno costituisce apposta una fondazione, un'associazione per prendere un contributo, utilizzo la detenzione. Quindi io penso che ci siano vari modi di aiutare il no profit, a cominciare dal 5 per 1000, o in sede di conversione, se si trova un metodo che garantisca senza ulteriori oneri per lo Stato, però al momento mi sembra evidente che la norma è norma per donazioni al pubblico. Grazie. La Reggia di Caserta, nomi no, ovviamente, penso però che servano delle professionalità che non abbiano soltanto il compito di prendere brutalmente di petto le altre amministrazioni, ma di fare un inizio di progetto complessivo dell'utilizzo, perché se tu liberi la caserma dall'aeronautica, la Reggia dall'aeronautica, devi anche contemporaneamente, come si fa nei paesi che programmano, mentre ristrutturi o liberi o recuperi, contemporaneamente ragioni anche su come utilizzare. E da questo punto di vista mi piacerebbe che la Reggia di Caserta ci fosse un percorso parallelo di liberazione, ma anche di individuazione di una destinazione che aggiunga alle persone che vanno a vedere lo splendore della Reggia anche lo splendore di cosa c'è dentro. I tempi, l'ho detto, la norma prevede che entro il 31 dicembre, cioè il mandato di questo commissario scade il 31 dicembre. 6 mesi sono più che sufficienti per affrontare i problemi giuridici, studiarli, capire la tempistica. Come? E non avete ancora i nomi? Non c'è ancora la norma pubblicata, quindi non ho ancora i nomi. Gli sgravi, l'ho detto, i nomi. Allora, io l'ho detto che adesso non ci sono più alibi, perché sapete che da un lato c'era il tema che ho detto, dall'altro lato c'era vorremmo ma non abbiamo incentivi fiscali. Adesso noi abbiamo una convenzione tipo, che non è contestata da nessuno, sono stati casi contestati e casi non contestati. La convenzione tipo noi l'abbiamo costruita sulla base della convenzione di Ercolano, che è apprezzata da tutti, critici, non critici del rapporto con i privati, entusiasti, è apprezzata da tutti, incrociata con la convenzione per il restauro della piramide a Roma, è condivisa da tutte le correnti che scrivono quotidianamente sui giornali su questo tema, non parlo di giornalisti, ma parlo di storici dell'arte, di persone della cultura, sono apprezzati da tutti. Convenzione tipo, un incentivo fiscale di queste dimensioni, adesso gli alibi non ci sono più, e io mi sento di chiamare per nome e cognome a cominciare dalle grandi imprese italiane. Non c'è più nessun alibi, è anche un servizio al paese, è un atto di liberalità. E quindi diciamo si può intervenire dalle grandi opere, dal Colosseo fino all'abbazia di campagna a cui è crollato il tetto, la piccola impresa, la grande impresa, il mecenato, il privato, e quindi io li chiamerò per telefono, ma anche in pubblico, perché penso che tutte le grandi imprese italiane possono dare abbiano il dovere di dare il loro contributo, se è vero che il patrimonio, come lo definisce l'UNESCO, è patrimonio dell'umanità.
non è neanche di un singolo paese. Le coperture è un lavoro che stiamo finendo adesso, posso garantire che siccome il credito d'imposta porta coperture sugli investimenti, non ci sarà nessuna, forse la preoccupazione è questa, non ci sarà nessuna forma di nuovo prelievo sui cittadini di nessun tipo e nessuna forma. La mobilità turistica è senza costi perché l'idea di utilizzare le strutture demaniali e di darle gratuitamente, togliendole dall'abbandono e dal degrado, a cooperative o imprese, in particolare giovanili, che si offrono di utilizzarle. Sapete che questi grandi percorsi funzionano se hanno anche un'offerta. Chi fa il cammino di Santiago di Compostela si ferma a dormire in uno stanzone recuperato con 5-10 euro, non va in un albergo, perché sono due forme di turismo che contrastano, e quindi la possibilità di offrire servizi di questo tipo può moltiplicare l'offerta nel nostro paese di itinerari che siano in bicicletta, a piedi, in moto, di moltiplicare l'offerta turistica senza costi aggiuntivi. Ho scritto in fondazione. Il canone paesi esiste, la norma non c'è, era una norma, lei me l'aveva chiesto ieri, su cui avevamo ragionato, quindi siccome le bozze circolano, è una norma che richiede un oggettivo approfondimento, e quindi semmai il tema, perché il tema è far pagare, sono competenze regionali e competenze statali, fare pagare il diritto d'immagine, anche se insomma è una cosa complicata, e quindi avremo tempo di approfondire in Parlamento. Ci sono altre domande? Luigi Ponte del Lazio, Ministro, vorrei capire meglio la norma relativa all'autonomia delle fondazioni liriche. Lei ha parlato di allargamento dei criteri. Strutture ricettive o anche le imprese, penso ad esempio a agenzie di viaggi, tour operator, che si muove nel turismo. Poi un'altra domanda. La norma dice strutture ricettive. Solo strutture ricettive. Okay. Quindi non di supporto alle strutture ricettive, vuol dire tutta la varietà di strutture ricettive. Ok. Per quanto riguarda che l'ENI. Però possono utilizzare eventualmente i tour operator, le agenzie di viaggio. Ok. No, in questa relazione. Quindi indirettamente che coinvolgono anche. Per quanto riguarda l'ENI, invece, durante il commissariamento cosa succede alle attività che sono state poste in essere in questi giorni? Penso ad esempio al partenariato per l'Expo 2015. Verrà tutto cristallizzato? Intanto parliamo del commissariamento, come avviene sempre per i commissariamenti, e degli organi societari. Non è che sia zero la società. Il commissariamento serve per avere 6 mesi per fare il nuovo statuto del nuovo ENI, con il coinvolgimento delle regioni, e ridefinire la missione dell'ENI. Non c'è una critica particolare, ma è un modello che è nato in un mondo che non c'è più. L'ENI spende circa l'85%. Un ente che è nato per la promozione spende circa l'85% per il personale. C'è qualcosa che non torna, perché abbiamo ancora tante sedi all'estero, in affitto, con personale all'estero, e quindi è evidente che serve un profondo progetto di ristrutturazione, serve un investimento sul digitale vero. Il sito italia.it, che è il primo luogo in cui uno che vuole venire in Italia va digitando Turismo Italia su Google o sul motore di ricerca, è gestito dall'Automobile Club. Quindi capite che lì c'è da fare un adeguamento complessivo, oltre che da punto di vista promozione turistica. Io dico fuori, mi accontento fuori dai confini europei, perché posso anche capire che una regione, il Veneto, si fa pubblicità in Germania, ma il sistema paese fuori, quindi in tutti i grandi nuovi turisti, deve darci un sistema paese. Ma oltre alla promozione c'è anche il fatto che dovrà ridisegnare la propria attività spostandosi sulla digitalizzazione, su ciò che nel turismo c'è di moderno. Quindi lì bisogna in qualche modo azzerare e ripartire. Le cose in essere resteranno, naturale. Ok, l'ultima domanda: quanti soldi ci sono a disposizione per la digitalizzazione e per la ristrutturazione delle imprese ricettive? Non c'è un plafond, c'è un plafond raggiungibile per la digitalizzazione. Sono per il singolo intervento sulla digitalizzazione, mi pare, l'ho detto prima, forse 12.500 euro, con un tetto annuale che non c'è per la bonus, che è di 15 milioni l'anno per la digitalizzazione. Di 15 milioni l'anno per la digitalizzazione. Naturalmente sono norme sperimentali e si vede come funzionano. Può darsi che ci siano domande più delle richieste o meno della richiesta, lo vedremo. Posso una piccola aggiunta sull'IVA sull'ebook? Ha già spiegato per non incorrere nell'infrazione non si è potuta farla scendere quanto voluto, ma questo, come si procede adesso, insomma, come dire, l'obiettivo c'è sempre, che si fa? Allora, abbiamo pensato di mettere nel testo del decreto una norma, virgolette, provocazione,
che facesse scendere l'IVA sul ebook dal 22% al 10%, al 4% non si può proprio perché il 4% è un'aliquota in deroga, diciamo, nella quale possono restare i prodotti che ci sono, ma non si possono mai portare nuovi prodotti. L'ipotesi era di portare l'aliquota dal 22% al 10%. Nel frattempo c'è stato il tavolo europeo di martedì in cui abbiamo detto che uno dei temi centrali è una normativa uniforme, dato che la regola europea sul libro elettronico, perché capite bene che solo una certa ottusità burocratica può portare a non capire che il libro è un libro, che sia su carta o che sia su un supporto elettronico, è sempre un libro, non è che diventa un'altra cosa perché non è su carta. E quindi è evidente che deve avere lo stesso trattamento, l'aliquota deve essere equiparata. La Francia, che è partita per tempo, e un altro paese che non mi ricordo francamente, è Lussemburgo, hanno abbassato le aliquote sapendolo, sono finite in procedura di infrazione. La procedura di infrazione è servita esattamente per sollevare questo tema, serviva poco che noi andassimo a finire in procedura di infrazione quando il tema è già stato sollevato dagli altri, e quindi io sono personalmente impegnato con il ministro Filippetti, che verrà in Italia all'inizio di luglio, e con gli altri ministri europei a fare diventare questo tema centrale e cambiare la norma europea. Lei si è troppo esercitato nella lettura delle bozze. Quando non si vogliono far uscire bozze di lavoro è esattamente perché naturalmente uno parte da 10, ne tiene 7 e ne aggiunge 2 di argomenti. Quindi escono fuori cose. Lo so, escono perché è uno dei. Quindi l'invito è per il futuro, quando ci sono bozze, perché nelle bozze c'era molto altro da quello che ha letto lei. Non dubbi, beni confiscati è un tema che ho posto io, lo affronteremo. Attualmente i beni confiscati vanno al fondo giustizia, metà interni e metà giustizia, mi pare. Io penso che sarebbe utile in futuro che una parte, siccome quando il bene resta non viene venduto ma resta allo Stato, prevalentemente ci vanno attività culturali, giovanili e associative, che anche se si vende una parte deve restare. Lo affronteremo, ma la norma non c'è adesso, anche perché ci sono altri ministeri che hanno immaginato di chiedere risorse su quel fondo, e quindi dovremo affrontarlo organicamente. Però poi finisce che scrivete quello che non c'è, perché oggi ho visto che dai pochi giornali che sono usciti c'era molta attenzione sull'IVA, sul libro elettronico, che non c'è. Capisco che fa, però rispetto alla portata della cosa, insomma, dov'è? Il controllo campioni non c'è neanche quello, era una precedente vostra, qui sono rimasti tutti i protocolli di legalità, la norma è stata vista col direttore del grande progetto Pompei, generale Ministri, quindi ci pare che abbia tutte le garanzie di rendere più veloce senza togliere nessuna controllo di legalità, non c'è il prelievo sulle grandi Booking.com e le altre, perché anche quello è un tema che va affrontato in sede europea, perché è evidente che se lo si affronta in sede nazionale, insomma, è tutto molto impossibile da affrontare dentro confini, cose che non hanno confini. C'è un tema aperto che affronteremo volentieri di discussione, che è il cosiddetto parity rate, cioè il fatto che queste grandi aziende che offrono la prenotazione di alberghi, obbligano l'albergo a non poter vendere la camera online ad un prezzo inferiore di quello a cui lo vendono loro, riteniamo che sia una norma sbagliata, è un tema tutto europeo anche questo, che andrà affrontato, perché non è possibile che ci sia una tale prevalenza nei rapporti di forza, il dovere di chi fa le leggi è tutelare la parte più debole, non la parte più forte. Grazie.